Buonasera, con voi, alcuni di voi ci siamo visti stamani, abbiamo accennato di questa cosa, con altri ci sentiamo sul web, altri ci conosciamo da tempo e ci telefoniamo. E noi siamo alla quarta festa della bandiera, un tentativo che stiamo facendo con gli amici Giuseppe e Antioco, quest'anno sono aggiunti Bustiano con i suoi amici e noi speriamo che di anno in anno la compagnia cresca, perché a parere mio non c'è un interesse particolare per una cosa che dovrebbe essere di tutti i sardi, questa bandiera, perché quando mi capita di fare, non so, una conferenza mia, quindi una cosa probabilmente meno importante, perché è la mia conferenza, non quella della bandiera, le sale sono piene e non solo quando ci sono io, ma quando c'è qualche collega. Vedo Gigi Sanna in sala, lo saluto, ciao Gigi, e può confermare questo fatto. Comunque, noi, tra noi, ce la raccontiamo, perché stasera avremo anche delle novità rispetto allo scorso anno. Vedete già una copertina interessante dove alcune immagini le conoscevamo già, queste dei muri, muri antichi, questi altri, e questa che è più che altro una provocazione, perché questo è un dipinto trovato in una tomba a Paestum, se non erro, è chiamata la Stele di Nola, ma non è una stele, è un dipinto di un muro, asportato e portato al Museo di Napoli. I miei amici archeologi la chiamano Guerrieri Sanniti, come dire che la Gioconda è una signora francese, no? Perché sta esposta al Louvre. Invece non è così. Si tratta di uno Sardana, quindi di un sardo, e di un Pelezet, quelli chiamati Filistei dalla Bibbia. Il fatto che siano in territorio sannita non vuol dire niente. Probabilmente erano avi di questi popoli, come lo erano quelli che abitavano lì, i Saccalasa e i Lucani. Quindi parenti che dipingevano altri parenti, magari abitanti in altre isole o in visita da loro. Questi sono altri segnali di bandiere varie, ne vedremo tantissime. Per sfatare questa mitologia per cui la bandiera sarda ce l'avrebbero regalata ancora una volta agli altri, o papi o spagnoli. Così non fu, ma lo vedremo di man mano in mano. Vedete anche che c'è quell'altro stemma che era anche degli Arborea, dico anche degli Arborea, che è l'albero sradicato. Questa è una rappresentazione che abbiamo trovato nel Negev, deserto dei Sinai, in quello che è definito da Emanuele Anatti, un archeologo bresciano che è 20 anni lì che studia, un albero templare che è affiancato alla menorah ebraica, che ha lo stesso schema con le 7 braccia, e c'è un motivo. Poi lo vediamo rappresentato all'interno di una bandiera, che è quella catalana. Anche questo per smentire quello che qualcuno anni fa mi tormentava personalmente, dicendomi che la bandiera dei Moros era spagnola e che questa era la vera bandiera sarda. Non è così, non del tutto, né dell'una né dell'altra. Possiamo andare avanti. Questo era un articolo di una delle feste, rappresentazioni che abbiamo fatto qui anni fa, 2 anni fa. Ci sono infatti Giuseppe Floris, il sindaco, Antioco Manca e Leonardo Mele, sì, siamo noi. Va bene, veniamo a quello che conosciamo della bandiera, a quello che ci hanno raccontato. Sapete che noi sardi abbiamo, non solo noi sardi, ma molte parti d'Italia hanno questo guaio di avere raccontata una storia da altri, sovente. Come accadeva magari nelle colonie dell'Africa. Quell'aneddoto di quel guerrigliero berbero che viene catturato dalla legione straniera, di cui conosceva il generale, erano in confidenza, quindi il generale gli chiede: ma scusa, ma perché vi ribellate voi berberi? E noi vi abbiamo dato cultura, abbiamo dato ospedali, abbiamo dato le scuole, insomma, perché? E il berbero appunto rispose: è vero, ci avete dato le strade, ma soprattutto le scuole, dove insegnate ai nostri figli che i loro antenati sarebbero biondi, alti e che si chiamano galli, ai berberi. Cioè, questo è quello che fanno gli stati che dominano e colonizzano le altre nazioni. Quindi a noi hanno raccontato questa tradizione iberica, chiamiamola così. Si considerava una creazione di Pietro I d'Aragona, in seguito alla battaglia di Alcoraz contro i Mori.
Dove si dice che c'era schierato con gli spagnoli San Giorgio, figurarsi, mica stava con i mori San Giorgio, oh, era con i cristiani. E da cui la croce rossa in campo bianco, e che avrebbe lasciato sul campo quattro teste recise, questa è un'altra delle leggende ereditate anche, e mi dispiace dirlo, da alcuni movimenti identitari sardi, che è tutto dire. Teste recise, quindi noi sardi con la bandiera dei Moro saremmo anche dei razzisti. Siamo arrivati a questo, vedremo che è una balla colossale, ma lo vedremo con i nostri occhi. Sulla tradizione iberica, una volta che gli spagnoli arrivano, attenzione, nel 1400, questa è una data importante, gli spagnoli si insediano in Sardegna nel 1400, perché la Sardegna gli fu regalata da un personaggio che viene festeggiato in una battaglia, che vedremo, anche questa tenuta su da una parte di sardi. La tradizione sarda, che contro ogni evidenza storica legava lo stemma leggendario gonfalone dato da Papa Benedetto II ai pisani, questa è un'altra colonizzazione di pensiero, perché l'altra alternativa era che il Papa, in questo caso Benedetto II, diede questa bandiera dei Moro, dei pisani, che liberavano la Sardegna dagli arabi. Ma quando mai? Mai è mai successa una cosa del genere? È una balla storica colossale. Nell'occasione di Musetto, è vero, Musetto invase la Sardegna, abbiamo un triste ricordo di questo Mujahedin che i sardi chiamavano Musetto, anche gli italiani, però Musetto non riuscì assolutamente a conquistare la Sardegna, e vedremo perché e come. Vediamo la questione di San Giorgio. Qui c'è la scena della battaglia, lui combatte a fianco degli aragonesi. Poi verranno raffigurati questi mori col turbante che diventerà benda, e essendo delle teste, praticamente la leggenda delle teste tagliate ai mori, ma non è affatto vero, a parte il fatto che tante raffigurazioni vediamo, presidenti, re, regine eccetera, messe con la testa, ma non per questo gli hanno tagliato la testa. Però vedete che ci sono le immagini a prova di questo discorso. Questa è una bandiera antica, oltretutto usata anche dagli spagnoli, e vedete che le teste non sono affatto tagliate, sono ben attaccate al busto. Quindi questa è un'altra balla da cancellare, teste mozzate, via, non è vero. Ma perché diciamo che il Moro bendato, diciamo il Moro, attenzione, è importante questo, non i quattro mori, il Moro bendato o i mori bendati. Gli spagnoli si insediano in Sardegna nel 1400, questa è storia non contestata, non è una delle mie storie che ribaltano, per fortuna, è una delle storie raccontate in forma ufficiale. I giudici di Arborea avevano già i Moro nello stemma. Ma perché avevano già i Moro nello stemma? Perché i giudici sardi, in particolare quelli di Arborea, e lo vedremo perché abbiamo anche qui le immagini, e soprattutto Gonario, il famoso Gonario di Tors, quello di Monte Gonario che fece il santuario, famosissimo, che era un crociato e templare, ma non solo, lui era amico del fondatore dei templari. Nel monastero di Sorres, San Pietro di Sorres, nel Sassarese, c'è ancora la tomba del frate Domenicano, che era il medico personale di Bernardo di Clairvaux o di Chiaravalle. Bernardo venne in Sardegna perché Gonario li fece portare i monaci cistercensi nella zona dove c'è Cabo Abbas, la zona di Sisini, la zona di, come si chiama, Tres Nuraghes, quella zona lì, e soprattutto nel Monte Santo, dove ci sono ancora oggi due chiese strane, intitolate, una a Sant'Elia che già è anomala, ma l'altra è intitolata a Sant'Enoch. Enoch è contestato persino dalla Bibbia, quindi figurate se era un santo. Però i cistercensi c'erano portati da Bernardo di Clairvaux. Bernardo di Clairvaux è quello che volle mandare in Terra Santa quei 9 cavalieri, tutti stranamente di origine, tra virgolette, ebraiche, ma non ebraiche giudee, ma di una tribù. Se dovevi svaligiare la banca. Quindi Bernardo di Clairvaux era amico di Gonario o viceversa, tant'è vero che Gonario in un certo periodo della sua vita, quando sa che Bernardo è malato, darà il trono al figlio e se ne va in Francia, passando
due anni da eremita nella zona toscana, è una zona dove ci sono dei ministrani uguali a quelli di Laconi. Comunque, poi arriva in Francia e Bernardo era già morto, però lui rimarrà in Francia. Io, con mia grande sorpresa, io ho fatto delle conferenze nella zona di Marsiglia, in quella zona del sud della Francia, e mi raccontarono una cosa a cui non credevo, però poi ho verificato. Bene, Bernardo, Gonario di Torres, in Francia, è venerato come santo. Nosus Ardus, no, non sappiamo neanche che è un giudice. Gonario di Torres è venerato come santo, venerato dai monaci cistercensi e dai monaci di Bernardo. È una cosa assurda. No, in Sardegna non dice nulla. Ancora sappiamo che quando nacque lui fabbricarono quella chiesa di Saccargia, la madre che non poteva figli fece un voto, eccetera. E poi di Monte Gonare, ma molti non lo collegano neanche a lui. Non so, Denioso, un giudice che... Quindi voglio dire, il Moro era presente, ma perché il Moro era presente? Guardate questa immagine, che è la più antica immagine con i muri bendati, almeno come bandiera. E vedremo a chi appartiene. E tra parentesi, il fatto che i muri non erano quattro necessariamente, ma furono stabiliti quattro dagli spagnoli via di quella croce, perché quando arrivarono poi, anche se c'erano i muri bendati in Sardegna, la adattarono. Vedete che a Cagliari c'è questo stemma dei Brondo di Villa Cidro, se non erro, è l'ingresso di Castello, nel portico, se siete pratici di Cagliari, il portico dei Leoni, andando a sinistra si va in via Università. Allora, sotto il portico c'è questo stemma e vedete che i muri sono cinque, ma ne abbiamo anche con tre. Quindi non erano i quattro modi, dei quattro giudicati, dei quattro teste recise, no, cancelliamo tutto. Ci sono altri modi di vedere i moros. Chiaramente noi postiamo anche l'altro simbolo, giustamente, perché era uno stemma degli Arborea. Ricordiamoci che una bandiera non vuol dire stemma necessariamente. Chi è stato nei Paesi Baschi lo sa, penso che Bustiano, i suoi amici, che vedo che ogni tanto viaggiano da quelle parti, nei Paesi Baschi il popolo basco ha una bandiera e uno stemma, sono due cose diverse, ma sono tutti e due validi. E quindi anche l'albero sradicato, che quando promuovemmo la legge in regione, nella proposta di legge c'è anche scritto che avremmo voluto anche proporre l'albero sradicato, ma poiché in quel momento era una cosa molto politicizzata, posso anche ricordarvi, perché io ero in contatto con gli amici di IRS allora, e loro avevano l'albero sradicato nell'emblema, nello stemma, diciamo, di partito, e quindi poteva essere pericoloso e magari non l'avrebbero votato. Perché il fatto che hanno votato i muri bendati è stato un miracolo, e vi dirò come, è una cosa che non si ripeterà mai più. Questo per rispondere a chi vuole cambiare la bandiera. Non è così facile. Non è che si cambia una bandiera da oggi a domani. A farla votare a voto, non dico unanime, ma in maggioranza, come con tutte le leggi. E vedete che anche però l'albero sradicato degli Arborea, che ha uno, anche questo, un precedente esemplare, ma addirittura dico che è anche più antico, perché io l'ho trovato sia nei sigilli sumeri a rappresentare l'albero della vita, ma figurava anche nella bandiera catalana. Quindi, se vogliamo dire che un segno è importato, casomai è l'albero sradicato, ma non contrapponiamo le due cose. Perché non è esattamente così? Perché gli spagnoli arrivarono con i loro stemmi che, stranamente, ma non tanto stranamente, somigliavano a quelli che erano presenti in Sardegna. E vediamo che perché non è strano. Anzi, lo vediamo dopo, perché volevo fare un riferimento all'altra leggenda per cui il Papa Benedetto II consegnò lo stendardo ai pisani, quattro muri, perché avevano liberato, per liberare la Sardegna dai muri. Assolutamente no. Sapete cosa dicono i muri? Gli scrittori della storia musulmana, chiamiamola così, di parte araba. Loro dicevano sui sardi, sono un popolo fiero e con le armi sempre a fianco, e questo è vero, ancora oggi. Spesso tentammo a più riprese la conquista dell'isola, ma l'indomita fierezza dei sardi, lo stanno dicendo scrittori di alto livello come Ibn Battuta e altri scrittori famosi, forse i più grandi scrittori di parte araba. La conquista dell'isola, ma l'indomita fierezza dei sardi e il tempo inclemente, qualche tempesta affondò qualche flotta, sempre ce ne respinse. Quindi assolutamente.
Quindi è falsa anche la storia dello stendardo dei Moros dato da Benedetto VIII, ho detto secondo, VIII ai Pisani. E questo lo scrivevano gli arabi. Ibn Battuta soleva dire, questa è la prima volta che ne abbiamo parlato, fu alla fiera lì a Cagliari, e tutti scoppiarono a ridere perché è curioso quello che loro dicevano. E loro dicono, se in quanto alla Sardegna noi andammo, le demmo, le prendemmo e tornammo. Cioè, non abbiamo combinato niente, è andata, abbiamo lasciato in pace. Però quello che raccontano loro sa alle volte addirittura di, come dire, di, non mi viene una parola, ma non sarcastico, ma di persino strano, una cosa che loro stessi non si aspettavano, perché questo scrittore fa naufragio sulle coste occidentali della Sardegna, e nella zona del sultano di Sardegna, lui lo chiama così, probabilmente si riferisce al giudice di Arborea, uno dei Mariano, mi sembra Mariano II forse. E loro fanno naufragio, quindi sono in territorio cristiano a quanto ci hanno raccomandato, a quanto ci hanno raccontato. Cioè, la Sardegna, se è vero che apparteneva all'Italia o comunque sotto le repubbliche marinare, è in territorio cristiano. Invece no, perché? Che loro fanno un naufragio, si avventurano, sono costretti a cercare aiuto, hanno fatto un naufragio probabilmente a Taros, perché parlano di una città antica diroccata, quindi la capitale era già spostata a Oristano, possiamo quindi ipotizzare anche la datazione, vanno verso l'interno e arrivano a Oristano, io propongo, comunque la capitale del sultano di Sardegna, la più vicina era Oristano, e si meravigliano ancora che nessuno li tocca, cioè non vengono assaliti degli arabi in territorio cristiano, le massacre, no, nessuno li tocca. Ma perché? Il perché è spiegabile. Io a Cagliari disse, guardate che la Sardegna, si parlava di zona franca, ma la zona franca in Sardegna ci fu anticamente, storicamente, perché questa è la Sardegna, era una zona franca militare, non solo economica. Se voi andate a Laconi, dove io abito, ho fatto un'intervista con una giornalista francese 4 giorni fa, l'ho portata al castello dei giudici, quello dei marchesi in pratica, gli ho detto guarda quelle finestre, sono arabe. È vero, come mai? E come mai? Questi erano, cioè, commerciavano con tutti, avevano contatti con tutti, la Sardegna era una zona franca, anche militarmente. E lo conferma una visita che un'ambasciata sarda, nell'VIII secolo, se non erro, fa visita all'imperatore del Sacro Romano Impero che aveva liberato la zona dagli arabi. Ma ci va un'ambasciata sarda, non pisana, perché i sardi si erano liberati da soli. Liberati da che cosa? Da niente. Perché questo scrittore arabo, quando arriva a Oristano, vanno al mercato, rimangono scioccati, perché vedono in vendita schiavi musulmani. Perché probabilmente, certo, le invasioni come quella di Mujahideen e Musetto ci sono state. Quando i sardi hanno imparato la cosa, si sono riorganizzati, li aspettavano, una vastade corpus, e li catturavano e poi li mettevano a lavorare nei campi. Tant'è vero che abbiamo zone della Sardegna che dicono che discendono dagli arabi. La zona occidentale, lì, come si chiama, i Sarabus. Ma non perché hanno invaso gli arabi, c'era colonia magari di schiavi arabi che stavano, poi magari sono sposati con donne sarde, anche schiave, eccetera. Cioè, gli arabi in Sardegna c'erano, ma non come dominatori, anzi, casomai il contrario. E questo è lo stemma, gli abbiamo parlato, di Hugo de Payens. Chi era Hugo de Payens, o de Payens, o de Paganis, secondo le nuove ricerche? Si dice che fosse addirittura pugliese. Ugo de Paganis era il gran maestro dei Templari, il primo gran maestro dei Templari, di quei 9 Templari che vanno in Palestina e che stanno 2 anni lì, scavano sotto il Tempio di Salomone senza fare niente, e no, qualcosa la facevano, perché poi tornano straricchi, non si capisce di cosa, ma questo è un altro discorso, ve lo racconterò un'altra volta. Comunque, lui era il gran maestro e il suo stemma era i muri bendati, 3. Però guardate già questo. Questo stemma con i muri bendati è dei Tudor d'Inghilterra, il re d'Inghilterra. Per tornare al discorso che la bandiera è una cosa e lo stemma è un'altra. I Tudor d'Inghilterra avevano come stemma il muro bendato. Ma vedremo quanti, perché le famiglie nobiliari d'Europa,
famiglie regnanti o nobiliari, quindi duchi, conti, marchesi, giudici, eccetera, si fregiavano del Moro. Del Moro, e perché? Ma certo, perché. Questo è lo scudo dell'Aragona, vedete com'è complesso, ci sono anche i muri. Questo è francese. Perché? Vedete questo dipinto? È di Piero della Francesca, se non erro, e raffigura le crociate sotto forma di battaglia del Ponte Milvo, però sono le crociate. E lui già, Piero della Francesca, se qualcuno si ricorda le datazioni di questi pittori, io non me la ricordo, non mi occupo di pittura, ma Piero della Francesca è quello che ha rivoluzionato la pittura con la profondità dei quadri, la prospettiva, lui e Giotto, quel periodo lì. E mette già il muro bendato alle crociate. Quindi la crociata, il muro bendato, rappresentava un titolo di esaltazione, di nobiltà, di qualificazione delle famiglie. Noi abbiamo avuto un nostro componente, un nostro antenato che ha partecipato alle crociate. Quindi il più alto grado di onorificenza, che allora sapete bene che periodo cristiano d'Europa, ma cristiano radicalizzato, dove non si poteva non esserlo, era un titolo gratificante. Se ci sono dubbi e domande, dopo c'è un dibattito, segliatevelo che potete chiedere. Quindi Hugo de Payens, abbiamo visto che Bernardo, questo, è il fondatore dei Templari, quindi anche di questo signore qui, e abbiamo detto che i giudici d'Arbore erano Templari. Non sto a raccontarvi di Ugone III, che il Papa convinse a sposare, eccetera, perché lui era Templare, eccetera. Ma basta l'abito di Leonora e vedete che è tempestato di croci Templari. Uno non si mette un albero con le croci Templari perché va di moda. Le mode non c'erano. O hai una croce così, o hai una croce cos'ha. Se hai le croci Templari vuol dire che apparteni come famiglia almeno a loro. E questo è Gonario di Torres quando già lasciò la corona e divenne frate cistercense. E questo è Mariano. Di Mariano non ho notizie precise, mentre del figlio ci sono dati storici per cui lui era templare e gratificato anche dal Papa. Tant'è vero che probabilmente lui sarebbe stato incoronato re di Sardegna dal Papa se non fosse stato ucciso, dicono, dal popolo infuriato, ma non poteva essere perché lui era un eroe per il popolo, era un eroe alla Breivat, ma molto di più. L'hanno buttato lì dentro gli spagnoli. Con Antioco stamattina abbiamo fatto visita alla chiesa di San Pietro di Zuni. Una vecchietta ci ha raccontato una storia, è saltato fuori un nome. Badore de Ligia. Badore de Ligia è probabilmente quello che ha tradito e che ha fatto ammazzare Gonario buttandolo nel pozzo insieme alla figlia. Ma è vero che la signora ci raccontava che questo Badore de Ligia è stato ucciso lì dentro quella chiesa nonostante avesse il bambino in braccio. E quindi dice non si può fare una cosa così in chiesa e con un bambino. Ha detto c'è una ragione signora, perché lui a sua volta ha fatto uccidere una persona che era con la figlia minorenne buttata in un pozzo, eccetera. Quindi Gonario non ha il tempo di diventare re, probabilmente lo sarebbe diventato più di Mariano IV. Perché? Perché è investito di cavalierato templare dal Papa. Però questa è una storia però molto più lunga da raccontare, ve la accenno. Quindi siamo in pieni giudicati templari. Alla battaglia di Lepanto, che però è dopo l'avvento degli spagnoli in Sardegna, ma ha un dato, anzi due dati importanti, alcuni di voi, della gente sciardana, altri amici, anch'io che ho visto, noi facciamo la festa sciardana in un agriturismo nelle campagne di Lacconi, è gestito dal marchese Manca di Villahermosa, è un mio amico. Col fratello non siamo amici, però il fratello è uno storico, è quello che detiene tutti gli anni di famiglia. E quando io scrissi nel libro che a Lepanto c'era la bandiera sarda, con i muri bendati o coronati, comunque quelli, mi risposero gli studiosi che non poteva essere perché il terzio sardo non era presente a Lepanto. Terzio sardo cos'è? Era un reparto di mercenari, tanto per cambiare, i sardi l'hanno sempre fatto, reparto dei mercenari che combatteva nelle armate spagnole. Era vero, è vero. Il terzio sardo non era presente a Lepanto. Però c'erano presenti due gruppi di sardi. Uno, assolutamente, comandato dal marchese di Lacconi, che in quel periodo mi sembra fosse Castelví.
ed erano obbligati a partecipare a tutte le guerre a cui partecipava l'imperatore spagnolo, perché erano la guardia reale, come coi faraoni. Il marchese di Laconi, Castelví e poi Aymeric, era comandante delle guardie del re spagnolo. Ma c'è di più, i marchesi Manca, quelli che uno è mio amico, mi hanno confermato 2 mesi fa di questa storia della loro presenza obbligatoria, di un rampollo della famiglia che era obbligato, era consacrato al re spagnolo chiaramente, e doveva combattere per lui. E per dimostrarmi che era vero, ma non avevo bisogno perché sapevo di questa storia degli ex baroni poi diventati i marchesi, conti marchesi eccetera, mi ha fatto vedere la foto di un gagliardetto che loro hanno catturato ai turchi in quella battaglia. E questo me l'ha confermato sul web uno dei figli dei Manca di Villahermosa, i cugini, quelli di Villa Dorri, dove abbiamo fatto la prima festa della bandiera, tra parentesi, ma mi ha scritto, mi ha detto, sì Leonardo, quando vuoi venire a Villa Dorri io ti mostro il gagliardetto catturato ai turchi. Cioè ragazzi, quindi voglio dire, i Mori erano presenti anche lì. Perché ho citato questo? Non perché ha dato origine alla bandiera, ma perché questo drappo che è ancora conservato in una chiesa a Cagliari, in uno scantinato, tra parentesi, tanto per cambiare, è importantissimo, perché ha avuto l'onore di aver cambiato le sorti della cristianità. Questa. Quindi, sì, mi diceva Giuseppe, che dopo modera gli interventi, chi vuole intervenire dopo si può segnare, lui prende i nomi, così andiamo per ordine, invece di stare con le alzate di mano. Date il nome, magari fai un giro tu o vengono loro. Ok. Allora, le teste mozzate, l'abbiamo già visto. Abbiamo la bandiera con tanto di busto, quindi niente. Però adesso vediamo la sfilza di Mori Bellati. Mori o non Mori, la benda è un sintomo di appartenenza di etnia. Guardiamo solo i pelle rossa o i giapponesi o qualche nazione dell'Anatolia, eccetera. O il nostro Ansicora. E questo è Ansicora, o Ansicorra come lo chiamo io. Ma i tartari, vedete i tartari? E qui stiamo parlando del 1200, XII secolo, XIII, quindi il periodo è sempre quello. È la bandiera addirittura del Gran Khan, discendente di Gengis Khan, uno dei primi. Avevano i muri bendati. Queste saracce, questi sono alcuni comuni della penisola. Questi dei Paesi Bassi, che c'entrano con i Paesi Bassi. Odalengo, in Piemonte. In Germania. Questo ricorda addirittura l'effigie che un duca di Sforza, se non erro, si faceva chiamare Ludovico il Moro, infatti, si faceva rappresentare con la testa mozzata e vestito da Moro e con la benda. Federico Sforza, mi sembra che si chiamasse. Comunque, Ludovico il Moro, che era l'unico che riusciva a stare di fronte agli invasori spagnoli, eccetera, francesi. Guardate quanti, Belgio. Marquenville, quindi Francia, ancora Francia, la Corsica lo sappiamo. Molti dicono, ma la Corsica ha un Moro che manca alla Sardegna, ma non c'entra niente. La Corsica ha il suo Moro metà, per la sua storia. I Tudor li abbiamo visti, Germania li abbiamo visti, la Bessarabia addirittura. Questo è un Papa, Pio VII, ha 3 Mori bendati. Ma Benedetto XVI ha 2 stemmi, quello di Cardinale e quello di Papa, ha i Mori rappresentati. In quello di Papa mi sembra che non siano bendati, o un moro solo. Però Pio VII aveva i mori bendati. Morazzone, Saracce ancora, Tofarello, Odalengo, Ocimbiano, non so dove diavolo sia, Paesi Bassi l'abbiamo visto, Polonia, Aragona, Algarve, in Portogallo addirittura, vedete, i portoghesi rappresentavano 2 re cristiani e 2 re arabi, perché in Portogallo con gli arabi avevano meno attrito della Spagna, magari hanno convissuto un po' di tempo. Ci sono molte città, tipo quella dove c'erano i 3 pastorelli che hanno visto la Vergine, i musulmani dicono no, quelli erano. Sono tutti non bendati. No, ci sono bendati, no. Non, forse tu, attenzione, io quando dico bendati non intendo sugli occhi, intendo sulla fronte, la benda va sulla fronte. Escludiamo già, e lo vedremo comunque, perché la benda sugli occhi è stata un'occasione, un periodo, un secolo e mezzo.
Però stavo dicendo una cosa, ho dimenticato, vabbè. Ah no, i musulmani dicono, ma guardate che l'apparizione della Vergine è roba nostra, perché intanto Fatima è una città musulmana, noi eravamo appena andati via, forse la Vergine si è sbagliata di qualche mese ed è apparsa dei cristiani, vabbè. No, comunque loro la pensano così. Valence sul Bergio, quindi siamo in Valenza, in Francia, Odalengo ancora, Flumental, Svizzera. Quindi, prima questa. Poi Savoia hanno calato la persiana sugli occhi e l'abbiamo ereditata, almeno sulla bandiera del Partito Sardo e sul gonfalone della regione, che credevamo fosse la bandiera, non era una bandiera, era un gonfalone. Adesso è così. Questa è fatta con i quattro promotori, con i quattro nomi di cui potremmo accennare. Carlo Mura, sindaco di San Mugheo, in occasione della visita di Scalfaro, la diga sull'Ombodeo riempie la diga di bandiere sarde. Attenzione, la legge sulla bandiera non c'era ancora. Quindi magari c'era qualcun altro anche di voi in questa occasione. Chico Frongia, consigliere provinciale, ha esposto la bandiera. Ma questo dietro consiglio di Leonardo Melis, consigliere nazionale del Partito Sardo d'Azione. Io ho fatto politica, signori. Direte, che vergogna. No, me ne vanto. Ve ne vanto, poi ho smesso sicuramente perché mi dovevo occupare di altro, eccetera. Ma in consiglio nazionale io ho prodotto questa cosa. Grazie a questi amici, perché Chico Frongia, consigliere provinciale, espone la bandiera nel balcone della provincia. Contro tutte le regole, perché io l'avevo proposto al sindaco di Lacconi, che rifiutò. Mi rivolsi al consigliere, al vice sindaco assessore, che era un sardista nel nostro partito, io ero anche segretario allora, si rifiutò. Quindi io dico chiare le cose, lo sapete, quando parlo di storia parlo con nomi e cognomi, lo faccio anche in queste cose. Quindi voglio dire, occasioni perse. Chico lo fece rischiando di suo, da consigliere. E soprattutto Salvatore Bonisu, che non è più con noi, lui era un consigliere regionale, in quel momento era l'unico che poteva proporre, presentare la proposta di legge. Chiaramente anche lui, come gli altri consiglieri, quando vedevano Leonardo Meglio salire sul palco, diceva, che cavolo, questo ci rompe le palle con la storia della bandiera, basta, per 10 anni. Io un giorno, in una assemblea provinciale ad Ales, lo chiamai in disparte e dice, Salvatore, ti devo parlare, Leonardo, lasciami verde, non è il caso di parlarmi di bandiera. No, guarda, devo dirti, se non è una cosa poi mandami al diavolo, non ne impattiamo più. Dimmi. Io ho detto, ma tu lo sai che la bandiera dei Mori è una bandiera templare? Allora, io posso dirlo, non c'è niente da nascondere. Salvatore Bonisu era un massone. C'erano altri massoni nel partito e in tutti gli altri partiti. Non c'è niente di cui vergognarsi, anche se c'è stata la P2 in Italia. I massoni hanno fatto bene e male come tutte le altre associazioni. Quindi, però io sapevo che i massoni avevano un ascendente con i templari. Anni, hanno ancora. Quindi Bonisu, quando sentì questa cosa, mi strizzarono le antenne, disse, ma Leonardo, sei sicuro di questo? Sì, facciamo una cosa. Tu prepara una bozza di legge e la presentiamo. Ho detto, guarda, casualmente ce l'ho in tasca. E l'ho data. E abbiamo avviato le pratiche. Quindi, chiaramente in quei quattro c'è anche Leonardo Meli, certo, abbiamo detto. Una puntualizzazione. Quando Bonisu ha proposto la bozza con la ricerca storica, eccetera, là chiaramente adattata col gruppo del Partito Sardo, che allora era composto da 4 consiglieri, adesso non mi ricordo, c'era Serrenti e forse quello di Scalaplano e Sanna, forse, comunque, Bonisu sicuro. C'era la giunta Palomba, per precisarci, così sappiamo anche le date. Lui aggiunse, può essere valutata l'opportunità di sostituirla con una bandiera di origine sicuramente sarda, e cioè quella dell'albero sradicato di Arborea. Abbiamo visto che non è del tutto così, ma comunque, onestamente, l'abbiamo messo. Con cui combatterono per la propria indipendenza, eccetera, eccetera. Sarebbe in tal caso non la ufficializzazione di una bandiera di uso corrente, per quanto non ufficiale, ma la riadozione, con forti motivazioni autonomistiche, di un vessillo forzatamente obbligato da dominazioni straniere. Era rischioso, anzi io devo dire deleterio, non l'avrebbero votato. Perché oltretutto chi ha cercato di farci saldare la legge, vedremo, non fu neanche il partito di governo che era il PCI allora, o PDS o come si chiamava, e c'era la giunta Palomba, ma fu un partito di opposizione, quindi tutti, grande partito di opposizione, quindi tutti e due contrari i voti non li avremmo mai avuti.
Quindi io consigliai a Bonesu di presentare intanto la proposta di legge la mattina presto, cosa che mi sembra che fece, quando diventava ancora CGN della sera prima, e se c'era qualche motivazione o emendamento, come si dice, di guardare com'era e poi vediamo che c'è stato l'emendamento e di accettarlo. Ve lo dico subito, così lo togliamo. L'emendamento lo fece Forza Italia, si chiama Forza Italia, perché s'accorse, ma non solo loro, di aver fatto una grande cazzata, scusando l'espressione, perché il Partito Sardo avrebbe avuto una visibilità incredibile, cosa che oggi non sa sfruttare, ma fare la bandiera sarda, ufficializzare la bandiera sarda, io capo di partito, ma ne avrei fatto un tesoro, ne avrei fatto un qualcosa da risonanza incredibile. Vabbè. Non so se oggi c'è qualche rappresentante del Partito Sardo. No, non ci vergogniamo, io sono sardista sempre, no voglio dire del partito del PSDA. Vabbè, comunque mancano tanti esponenti di tanti partiti, che vabbè, non facciamo. Allora, la legge sulla bandiera è bene conoscerla, perché noi cittadini abbiamo un potere incredibile. Voi forse non sapete che possiamo denunciare, non dico il sindaco, ma anche una scuola, anche un ente pubblico. C'è chi ha sovvenzioni o denari pubblici, in questo caso della regione, è obbligato a esporre la bandiera. E il cittadino ha diritto, dovere, di denunciare ai carabinieri, cose che io ho fatto a Lacconi, un giorno di Sardegna, Sardegna, denunciare ai carabinieri la mancata esposizione al posto d'onore nelle ricorrenze tipo Sardegna, Sardegna e di qualche altra festa, e comunque a fianco di quella italiana e di Arborea, in qualsiasi manifestazione dove ci siano investiti soldi della regione sarda o degli enti tipo la provincia. Quindi, articolo 1, la regione adotta quale sua bandiera, quella tradizionale della Sardegna, campo bianco crociato, di rosso, eccetera, quella che conosciamo. Ah, in ogni quarto, testa di moro bendata, con fronte rivolta in direzione opposta. Questo fu l'emendamento. Cioè, Forza Italia chiese di avere i mori girati verso destra. Io infatti a Bonesi disse, ma che vuol dire? Cioè, girati verso destra, io dico, questa bandiera è stata avanti, sono girati a sinistra. Cioè, avrebbero fatto meglio a dire, sì, ma poi l'ha precisato, vedo che qui è precisato, in direzione opposta all'inferitura, cioè all'asta. È più semplice, ma la destra non c'entra niente. È solo girati dalla parte opposta all'altra. Quindi se la giro da quella parte saranno girati a sinistra, ma sempre dall'altra parte. No, vabbè, è un emendamento che si fa, no, per cercare di far saltare la legge. Cioè, fai l'emendamento, non me l'accetti, andiamo di nuovo a votare e io non ti voto e salta la legge. E in quel caso Bonesu accettò. Esposizione della bandiera da parte di amministrazioni pubbliche, l'abbiamo detto, è obbligatorio. Quindi bandiera della regione esposta all'esterno dell'edificio, delle sedi della regione, dei comuni e delle province e degli enti strumentali della regione, enti soggetti a vigilanza e controllo della regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamento o contributi a carico del bilancio regionale degli enti che esercitano funzioni delegate dalla regione, nonché all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono bandiere. Questo è obbligatorio. Il giorno 26 febbraio, anniversario della promulgazione dello Statuto Speciale della Sardegna. Questo è importante. Il giorno 28 aprile, Sardegna. Su disposizioni o autorizzazione del Presidente della Regione, quando ricorrono avvenimenti di particolare importanza. La Regione potrebbe ufficializzare la festa della bandiera, per fare un esempio, no? Con fondi regionali, a cavolo umano. Però se lo facesse non sarebbe male. A quel punto è obbligatorio l'esposizione della bandiera, certo. Ogni qualvolta esposta la bandiera della Repubblica. Quindi quando è esposta la bandiera della Repubblica Italiana, il tricolore, va esposta anche la bandiera sarda. La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei comuni e delle province. Quindi può deliberare anche un comune quando esporla oltre a questi casi. L'esposizione da parte dei privati, vedete come fanno gli americani, mettono la bandiera sul balcone in certe occasioni, è sempre libera, però deve avvenire in forma decorosa. È obbligatoria l'esposizione della bandiera della regione da parte dei privati qualora vengono esposte bandiere nel corso di manifestazioni. Attenzione, questo è importante, perché passo io e poi vi denuncio se fate la festa dell'unità, senza, cioè non dell'unità, festa sarda senza
senza la bandiera sarda. Però se ci sono contributi della regione è obbligatorio, anche per i privati, dove ci siano finanziamenti. Allora, le modalità di esposizione non ve le leggo perché inizialmente non c'erano le bandiere quelle giuste e quindi avevamo deciso che si potevano esporre anche le vecchie bandiere derivate dalla, o dal gonfalone della regione, quindi con gli occhi chiusi, o da quella del Partito Sardo d'Azione. Qualcuno addirittura voleva denunciare i comuni di Lacon perché ha visto la bandiera sarda e dice: Leonardo, dimmi, non la bandiera sardista, vero? Ha detto no, guardi che quella non è la bandiera sardista, è la bandiera sarda. E era uno che faceva le denunce facili. Norma finanziaria, ci sono anche le multe, attenzione, a tutti, perché chi se ne occupa? Non le leggiamo comunque. Insomma, riscosse per sanzioni amministrative derivate da violazione della legge, eccetera, eccetera, non sono queste. Disposizione transitoria. No, c'è un altro fatto che ho scoperto io stesso da poco. Perché in seguito alla promulgazione della legge 99 del periodo di Palomba, nel periodo in cui c'era Soro, quindi all'incirca 10 anni dopo, se non erro, Soro fece rifare tutte le carte intestate della regione. I miei amici dell'assessorato allo sport e cultura mi chiamarono e dice: Leonardo, devi spiegarci una cosa. Questo ci ha fatto mettere tutte le carte, quindi un lavoraccio, figuratevi, dover cambiare tutti i documenti, eccetera. Questa specie di bandiera invece del gonfalone col cameo della regione. Secondo te è giusto? Ma io dissi in quel momento che non era giusto, perché la carta intestata della regione ha il gonfalone della regione, non della bandiera sarda. Però ho scoperto che Soro in quel periodo fece adattare anche lo stemma del gonfalone. E l'abbiamo, eccolo qua. Prima era questo, con la benda sugli occhi. Con decreto del 2005, esattamente, fatto dalla Giunta Soro, hanno messo questo nuovo. E devo dire che mi fa piacere. Mi ha colto di sorpresa, però è una cosa bella. E vedete che prima c'era il gonfalone della regione, esattamente ripreso da questo. Cos'è questo? È lo stemma dei Savoia, imposto dai Savoia nel 1700, con la benda calata sugli occhi, in segno di sottomissione. Per fortuna è durato 150 anni ed è finita lì. Però l'abbiamo dovuto sopportare, vedete, perché ci fu anche l'istituzione del gonfalone nel dopoguerra, nel 50 mi sembra, l'istituzione di quel gonfalone riferito appunto allo stemma che ci imposero i Savoia, che usarono anche i Savoia, perché l'Italia, lo sapete, era il regno di Sardegna per un certo periodo, tant'è che il primo re d'Italia è secondo di che cosa? Vittorio Emanuele secondo di che, se sei il primo? Perché era prima il regno di Sardegna, ma non solo, ma l'Italia ha due corpi militari più vecchi dello stesso Stato, carabinieri e granatieri di Sardegna, che hanno 200 anni, mentre l'Italia ne ha 160 o qualcosa. Quindi è un'assurdità, c'è qualcosa che non quadra. Quello che non quadra è che il Regno d'Italia si chiamava in realtà Regno di Sardegna, e lì ho ragione a Casula, che ne ha fatto un libro anche, mi sembra. Giusto? Vedete, questa è la tegola che è conservato, non c'è Antonio dell'Italia, vero? No. Antonio dell'Italia allora era segretario del partito sardo in itinere, abbiamo fatto questa festa a Villa Dorri, c'era un vitello intero che arrostiva, 25 maialetti, 27 agnelli, insomma una festa a mano con 900 persone mi sembra, però poi non si è fatta più. Ebbi l'onore, grazie a Bonesu, fu Bonesu a chiamarmi sul palco a fare un discorso sulla bandiera. Però nessuno mi è sembrato che avesse capito un granché di questa cosa, tant'è vero che la tegola commemorativa, vedete, ancora la benda sugli occhi. Quindi, la legge non era ancora però fatta, perché mi sembra che fosse il 98, la legge è di aprile 99, quindi la stavamo preparando, ma porca miseria, adeguati. Vogliamo parlare un attimo delle ragioni per cui qualcuno bistratta la bandiera dei Mori? Sabatalla, la battaglia di San Luri. L'ultima resistenza dei sardi. È una gran cavolata, non è vero. Intanto non fu una battaglia tra sardi e spagnoli.
fu una battaglia fra spagnoli e francesi. È vero che il visconte di Narbonne ambiva al titolo di giudice di Arborea, o un marchese che poi è diventato, e scontrò con Martino I di Sicilia, Martino il Giovane per intenderci. A quella battaglia, Socidrogio per intendersi, che festeggiamo, io me ne vergogno, conosco gli organizzatori, ne ho parlato anche l'altro ieri con uno di San Luri, e gli dico, guardate, io non ce l'ho con voi, ma mi vergogno di una cosa simile. Noi stiamo festeggiando una battaglia, una sconfitta, una battaglia che non ci riguarda, ma non che non ci fossero i sardi c'erano, ma come c'erano a Lepanto? Perché c'erano, da una parte e dall'altra, c'erano mercenari sardi col visconte, forse Carrozzo, il viceré di Sardegna, e col visconte di Narbonne dalla parte dei cosiddetti oristanesi, ma mercenari. Le truppe di visconte di Narbonne era la cavalleria francese, tant'è che la storia, quella scritta, non da me, quella scritta anche dal Manno, mi sembra, soprattutto da Casula, da Cartarraspi, dice che gli spagnoli, quando videro che in prima fila non c'erano i sardi, ma la cavalleria francese, si fregarono le mani, perché avevano terrore dei sardi armati di l'assa sardisca, quella che si lanciava, anche si usava come lancia, tagliavano i garretti ai cavalli e le teste agli spagnoli. Avevano terrore gli spagnoli delle truppe dell'Arborea. Questo deficiente, che non aveva nessun diritto, era soltanto un nipote di Leonora d'Arborea, da parte della sorella oltretutto, che cosa fa? Fa schierare la sua bella cavalleria, questa scintillanti, belli, con i fiocchi, e la lancia al galoppo, sai, come si vede nei film, no? Bella, no? La cavalcata di quei film western di Sergio Leone. Cioè, questo era un pazzo, non conosceva il territorio, non conosceva. Quindi viene sconfitto. Ma dirò di più, questo signore, ricordiamoci il nome, il visconte di Narbonne, Guglielmo, è quello che ha fatto finire veramente l'indipendenza della Sardegna, o comunque del giudicato di Arborea, che era quello che praticamente aveva quasi tutta la Sardegna, e che gli spagnoli se le metteva in tasca finché lui non ha venduto il giudicato. Il visconte di Narbonne, dopo questa sconfitta, se ne fugge in Francia, ritornerà dopo un anno e tratta con gli spagnoli, tratta a tal punto che accetta il pagamento per la vendita. Il Manno dice che fu Leonardo Cubello a venderlo, il giudicato di Arborea. Non è vero. Cartarraspi lo smentisce. Fu Guglielmo di Narbona a vendere, perché non gliene fregava niente, né di Sardegna né di Sardi. Gli interessava il titolo. Quando ho capito che non c'era niente da fare, perché qualche battaglia, quando è ritornato, la vincono anche con l'aiuto dei marchesi di Lacconi, che finanziavano e poi finanzieranno un altro personaggio ben più importante di lui, e più fortunato e più sardo, anche se mezzo spagnolo anche lui. Lui a un certo punto vende il titolo e se ne va. Questa è la realtà della battaglia di San Luri, festeggiata. Ma noi, grazie a Dio, ne abbiamo battaglie vinte. In antichità sicuramente, ma soprattutto in questo periodo, con questo signore. Leonardo, non perché c'è il mio nome, ma perché Leonardo Alagon è una specie di altro Braveheart, anche, non direi Braveheart, direi Robert Bruce, che è il vero eroe dell'indipendenza scozzese. Leonardo Alagon viene in Sardegna perché aspirava anche lui, come il visconte di Narbonne, al titolo di, in questo caso purtroppo, non più di giudice, ma di marchese di Arborea. Ne aveva il titolo perché era imparentato da parte di madre con la mamma di Leonore, quindi con Leonora stessa. Quindi lui arriva, però il viceré, Carlos, questa volta certo, di Cagliari, voleva lui il titolo di marchesato. Quindi gli manda le truppe per arrestarlo. Lui si rifugia nell'interno, dicono le note storiche, ma io ho dei testi, grazie ai miei amici marchesi di Lacconi, in cui risulta che i marchesi di Lacconi lo aiutarono parecchio, con truppe, cavalli soprattutto, e armi e soldi. È vero che molti di loro finiscono impiccati del parentado. Ma il Cartarraspi racconta una storia così bella che chi ha visto il film di Braveheart, che comunque è molto romanzato, qui è vera. Sentite un po'. La vigilia della battaglia, non fidandosi delle milizie sarde ai suoi ordini, quindi dalla parte del viceré spagnolo, c'erano dei mercenari sardi ancora una volta, e li mette in avanguardia.
Quindi tra gli spagnoli c'erano dei sardi in avanguardia, un po' come quel racconto di Braveheart e di irlandesi che partono all'attacco e poi si imprassano con gli scozzesi, erano con gli inglesi. Allora, non fidandosi degli sardi e ai suoi ordini, il visconte di Saluri le aveva disposte in prima fila, seguite dalle truppe aragonesi e della cavalleria. Furono però proprio queste milizie a rendere più completa la disfatta degli spagnoli, attenzione. Poiché al grido di Arborea, Arborea e alla vista dei gloriosi stendardi, disertarono quei mercenari, disertarono dalle file spagnole e si unirono alle schiere dell'Aragon. Rivolsero le armi contro gli aragonesi. Nello scontro cadde il visconte di Saluri, quindi il generale comandante degli spagnoli, e molti comandanti. Il viceré, che non aveva partecipato alla battaglia, fece appena in tempo a sfuggire alla cattura, a rifugiarsi a Cagliari. E Leonardo Aragon disse la famosa frase, questa è bellissima, mi c'è Bentao Saviluzza, rivolto ai suoi uomini disse: domani ascolteremo messa a Bonaria. Cioè stava per entrare in Cagliari, quindi la Sardegna era di nuovo sarda. Non vi dico che fine fece, tanto ve lo cercate, ve lo leggete, anche nei miei libri, nel primo libro ci ha raccontato. Leonardo Aragon fa la stessa fine di Braveheart, purtroppo, tradimento, eccetera. Però vedete che abbiamo, non a molta distanza, battaglie da ricordare, con gli stemmi, l'uno e l'altro stemma in questo caso, sia l'albero che i moros, che io ho voluto rappresentare con questi chardin, è una provocazione questa, e che quindi ci serva da monito e per una ulteriore ricerca. Grazie.